Noi non possiamo continuare ad avere una sorta di ostracismo verso Lago Negro e del Tribunale di Lago Negro, per un motivo molto semplice, perché oggi il nostro Tribunale è il Tribunale di Lago Negro, quindi stabilito questo, poi le cose a Lago Negro non funzionano, è vero, ci sono una serie di criticità che noi dobbiamo denunciare, evidenziare, ma a quale scopo? Allo scopo di far funzionare bene la struttura giudiziaria che ormai è quella di Lago Negro. Attenzione, questo non significa la rinuncia a lottare per avere un tribunale autonomo a Sala, però il trasferimento, insomma, la legge è entrata in vigore, la legge che ha soppresso Sala Consilina accorpando la sala a Lago Negro è entrata in vigore il 13 settembre. Ora, chiunque ha a cuore le sorti di questo territorio non può che volere il Tribunale a Sala Consilina, però portare nuovamente il Tribunale a Sala Consilina significa avere una legge, avere un Parlamento che voti una legge che ripristini il Tribunale a Sala Consilina. Il Tribunale torna a Sala Consilina se ci sarà una maggioranza parlamentare capace di approvare in Parlamento una legge che ripristini questo Tribunale. Non ci sono altre soluzioni. In questo momento il nostro Tribunale è il Tribunale di Lago Negro ed ecco perché nell'assemblea di questa sera io chiederò a tutti i colleghi di rappresentare tutte le lamentele che abbiamo da fare rispetto al perché io ne conosco tante, però può darsi sicuramente non le conosco tutte. Perché? Perché bisogna chiedere al Presidente del Tribunale, che è il Presidente del Tribunale di Lago Negro e anche nostro, di superare queste criticità. Dobbiamo necessariamente chiedere al Presidente Zarrella, ma le dobbiamo chiedere insieme, cioè devono essere queste proposte, queste richieste, condivise anche dal Foro di Lago Negro, perché il Foro di Lago Negro è destinato a fondersi con i fori di Sala Consilina e Lago Negro sono destinati a fondersi. E allora, se per avventura noi chiediamo certe cose, i colleghi di Lago Negro ne chiedono altre, rischiamo di non avere né l'uno né l'altro e comunque dare una pessima immagine dell'avvocatura, cosa che non vogliamo né noi né suppongo quelli di Lago Negro, né i colleghi di Lago Negro. Allora l'assemblea di questa sera nasce per chiedere alle istituzioni giudiziarie, alle quali ormai facciamo capo, di farci lavorare bene. Marconi invece cosa chiede alla politica locale, visto che lei ha detto chiediamo alle istituzioni giudiziarie di farci lavorare bene, invece alle istituzioni della zona del Vallo di Diano cosa chiede Marconi, visto che c'è una sorta di guerra fredda, ci è sembrato dall'esterno? Ma non c'è nessuna guerra fredda, è una contrapposizione che si vuole artatamente costruire, perché io voglio le stesse cose che vuole il Comitato Pro Tribunale, solo che il Comitato Pro Tribunale intanto mi accusa di non accusa me e tutto il Consiglio di non aver partecipato alle loro attività. Sicuramente è un danno, è una cosa che non ci fa piacere ed è il male minore. Allora che cosa voglio? Io dico che intanto il nostro Tribunale è quello e facciamo in modo che funzioni bene. Dopodiché se alle prossime politiche riusciremo ad esprimere qualche politico locale che si faccia carico di far tornare il Tribunale a Sala Consilina, certamente lo spalleggeremo, ognuno con i mezzi che ha e con le capacità che ha, c'è chi è pronto a occupare le autostrade, c'è chi fa i ricorsi, chi dà il sostegno morale, non è che dobbiamo fare tutti la stessa cosa, ecco perché io ribadisco. Non c'è contraddizione, perché io voglio le stesse cose che vuole il Tribunale, che vuole il Comitato Pro Tribunale, solo che il Comitato Pro Tribunale ritiene ancora che insomma, possa annullarsi tutto quello che è successo e far tornare il Tribunale a Sala.
Io non credo che questo, onestamente non credo che sia possibile, sia praticabile. Noi avevamo ottenuto il consenso della comunità, di tutti i comuni della comunità montana Tanagro, di tutti i comuni della comunità montana Alburni e di altri comuni, per passare dal circondario di Salerno, sezione staccata di Ebola, al nostro circondario. Quindi, se si vuole fare una riforma della geografia giudiziaria seria, bisogna prima studiare il territorio, non come ha fatto Birritelli, che ha studiato i numeri. Ha detto facciamo questo, dobbiamo ridurre a questo, e quindi una volta stabiliti i numeri, poi sono stati con delle forzature, sono stati calati in quei numeri gli uffici giudiziari. Invece bisogna prima studiare il territorio e poi eventualmente rivedere la geografia giudiziaria.